Quello che comincia il 7 ottobre di quest'anno è un censimento del tutto nuovo che, diversamente dal passato, ogni anno racconterà questo paese. Ogni anno quindi sapremo quanti sono gli italiani, quanti sono gli stranieri, quanti di loro hanno formato le famiglie e anche sulle famiglie, quante sono le famiglie tradizionali, ma anche le nuove famiglie. Sapremo dove si abita, ma anche dove si lavora e dove si studia. Tutte informazioni fondamentali per chi sul territorio deve programmare i servizi, ovviamente in primo luogo i comuni. Comuni che parteciperanno prima o poi tutti al censimento, anche se i comuni più grandi parteciperanno tutti gli anni. Le domande del censimento non le faremo a tutti, le faremo ad un campione di famiglie che rappresenteranno tuttavia le famiglie italiane, campione molto grande di circa 1,5 milioni di famiglie. Questo censimento più leggero è possibile perché sfrutteremo non solo i dati raccolti direttamente presso la popolazione, ma anche i tanti dati già disponibili presso la pubblica amministrazione che quindi verranno sfruttati pienamente.